Buongiorno, come al solito apro le finestre. Stamattina buongiorno con una me influenzata, raga, non sto bene, c'ho un po' di febbre. Ma tutto è iniziato da stanotte in un sogno. Cioè io praticamente stanotte ho sognato di stare male, che avevo la faccia tutta rossa, mi sentivo gli occhi gonfi. Comunque io mi sono anche vista nel sogno, cioè era un sogno. Invece mi sono alzata che stavo così, stavo male veramente. Hai capito? Bimbi, su, sono già le 7:10. Lo giuro, c'è certo, infatti a messa non vado, volevo andare, ma sinceramente sono male. Da nessuna parte. Accompagno i bambini, torno a casa e i letti me li sto già facendo. E niente, raga, questo è. Meno dopo mi pulisco soltanto i bagni. Passo l'aspirapolvere, va bene così, che già fa. Mi devo prendere ancora la tachipirina. A me la cosa che mi fa ridere è che io ho sognato questa cosa. In verità io mi sono veramente alzata così, capito? Cioè è stato proprio strano. Vabbè, fammi finire a fare le... Ah, guardate qua, ieri cosa è arrivato ai bambini. Il primo regalo di Natale. Questo qua gliel'ha fatta mamma. La televisione della LG. È una 43 pollici. E mamma mi ha fatto questo bel regalo. Beh, che senti? Non in Italia, mi ha fatto questo bel regalo di Natale che non ce l'avevate. E quello come commento ne si appiccica. Comunque qua il tempo oggi è veramente brutto. Piove. E mi sono fermata un attimo al supermercato qua, a parte che gli devo pagare i panini di stamattina. Poi aspettate un attimo. Ho preso la pastina per pranzo. Non aveva la carne macinata. Il problema è che io ce l'ho a casa, ma è congelata, perché Giuseppe ha preso il pacchetto con la famiglia. Ha preso il pacchetto famiglia, no? Ma ce l'ho congelata. Quindi farò il brodo di pollo. E niente, ho preso la pastina, ho preso pure una cosa di camomilla. Concentrato. Ma questo è, ma non sta mai. Il holder è rotto. È rotto. Sono sempre. Cioè io stavo parlando da 3 ore, non so con chi. Da solo. Comunque sono tornata a casa. Ma all'improvviso mi prendono certi giramenti di testa. Però tutto sommato per il momento, sperando che non vada a peggiorare, sto bene. Cioè nel senso che ho la febbre e stoppa. Mi sento solamente la bocca asciutta. Però nulla di... nulla di che. Ah, madonna mia. Ma ho mettato una pulita il bagno veloce veloce, passa l'aspirapolvere e basta. Ma però metto a fare un attimo il brodo e poi non fa più niente. Vabbè, mi metto a mettere nella cuccia, che a parte ti ho speso 22 euro in questa cuccia a vedere. Poi è il brodo, va? Metti a mettere nella cuccia, brava, bravissima. E no, è tornata sì. Scusa, Giuseppe ha speso 22 euro, una cuccia fedentissima. E si mette sempre sopra il divano. Però diciamo, ogni tanto ci va nella cuccia, mamma mia. Vado a momenti ho brividi di freddo, a momenti ho le vampate. Come fa? Allora, vi faccio vedere, ho preso questa, Bonomelli, camomillina. Poi le coscette di pollo, fa così. Poi ho preso questo concentrato, così vado a fare il brodo macchiato. E poi come pastino ho preso questa, queste come si chiamano? Margheritine, queste qua sono i ditalini, paternosti, questo paterno, padre nostri, Però voglio fare queste qua. E ora lo metto a fare un attimo. E mo lo tengo la bocca asciutta. A di sera, e stamattina. Ma mi faccio una bella camomilla dopo. Che schifo, mi sembra medicina. È una tisana. Adesso pare che la portò Giuseppe. Arancia e zenzero. Non mi fa schifo.
Devi... Però l'unica cosa, devo prendere il caccavellone grande perché almeno si cuoce meglio. E va bene così, raga. Questo è, poi faccio vedere come faccio il brodo. Giustamente ci vuole la spiegazione di tempo per vedere come si fa il brodo. No, vabbè, cioè, oh, faccio vedere come faccio il brodo a modo mio. Uno fa a modo tuo, io faccio a modo mio. Mi sono messa un attimo le ciabattine. Devo prendere solo il sedano. Ho messo fino a qua giù un bel po' di concentrato. Ora mi manca il sedano e il pollo. Allora, mo aggiungiamo il pollo, però ci vado a togliere la pelle. Per togliere la pelle io mi aiuto con lo fazzoletto. Mannaggia. E carne. A posto. E ho tolto la pelle. Allora, raga, siccome una di voi su Instagram mi ha consigliato di 500 grammi di scongelare la carne nel microonde, io non l'ho mai fatto, però ci voglio provare. Allora, mi ho fatto in base al peso e il peso è 500 grammi. Mo metto 700, magari con tutto il piatto, che ne so. Mo vediamo un po'. Vi ripeto, non l'ho mai fatto, però volevo fare queste polpettine perché a me il pollo non mi piace. E voglio fare queste polpettine di carne. Allora, quindi, mo. E mi ha detto che devo girare la carne 2-3 volte nel microonde. Nonna Barbera lo faceva sempre. Io sinceramente nasce dai po'. Mo. Carne messa, allora mi esce del forno. Io metterei 700 grammi. Ok, mo come funziona? La carta, aspetta. Se sei a fuoco tutto cosa qua. Aspetta. E mo come la levo la carta? Mannaggia. C'è la carta sotto la carta. Ho cercato di togliere il più possibile, qua però è rimasta, la levo dopo. Non se l'è, come già fa.
niente, vale, va, Rosia. Ok, poi mi dice 16 minuti e 44, ora vi aggiorno dopo, vado a pulire il bagno. Raga, allora, lo scongelamento è andato perfettamente, anzi che me ne sono accorta perché si stava pure iniziando a cuocere. Qui, come qualcuno di voi mi consigliò, ho utilizzato la teglia per coprire la padellona. Guardate qua, Maronna, che bontà. E mo faccio le polpettine, vado a condire la carne con sale, pepe e formaggio grattugiato. Faccio delle polpettine così piccoline, dopo ve le faccio vedere quando finisco, perché nel frattempo mi sto sentendo delle cose, quindi o sento o faccio il video e dopo vi faccio vedere come vengono. Le vado a inserire qua dentro e poi dopo, insomma, gli do un'ulteriore cottura, ma giusto di 10 minuti perché subito si cuociono. Ah, eccole qua le polpette e moe le vado a versare così all'interno del brodino e basta, non devo fare più niente. Lasciamo cuocere giusto 10 minuti e pronto. No, ma ne approfitto, mi faccio un attimo lo shampoo. Voglio utilizzare questi due nuovi prodotti che ho preso, sempre della L'Oreal, il Viv Hydra Hyaluronic, questi qua. No, mi faccio un attimo lo shampoo perché ce li ho troppo sporchi. Marca, no, no, carità, non me lo faccio un attimo. Sulla voglia, sono arrivati gli amici. Mamma mia, figlia. Ma sono tornata, ho accompagnato i bambini, andavo a scuola e aspetta, adesso. Mia, che ti fa? Sono andata al FAM, ho preso le barrette di cioccolata perché siccome ho i cornflakes voglio fare con il cioccolato sciolto e faccio queste barrettine così. Comunque ho preso extra fondente, l'ho pagato 89 centesimi, 100 grammi. Alla fine siamo là perché l'MD 100 grammi le vende, prima costavano mi pare 49-59 centesimi, ma costeranno 69-79 centesimi, quindi vabbè, siamo là, 89 centesimi, ho preso questo. Questo è al 50% di cacao. Poi ho preso una al latte, questa qua extra dark è al 70%. E poi ho preso questo qua, cioccolato bianco. E guardate cosa ho trovato, cioccolata senza zuccheri aggiunti e senza zuccheri, e quindi l'ho voluta prendere. E infatti c'è scritto carboidrati, guardate, di cui zuccheri 0,1 grammo, di cui polioli 39 grammi, non so chi è, raga, sinceramente. Questa è semplice e buoni. Questa qua l'ho pagata 1,50 euro, però ho detto vabbè, la voglio prendere così per provarla. E quindi mo quello che voglio fare è andare a fare questi dolcetti con i cornflakes. E va bene così. Mia, che mi guardi, bella di mamma. Visto che ce l'ho da un botto di tempo, oggi facciamo questo e domani vediamo qualche altro dolcino. Aspettate, scusate il mio zoom molto. Vedi, c'è sto paccone che presi, non mi ricordo, i tre mulini mi pare l'Eurospin. Sì. Comunque al momento sciogli la cioccolata e faccio questi contenti. Ma aspetta. Poi vi faccio vedere. Eccoli qua. Voglio vedere un attimo se sono ancora croccanti. Sì. Sì, sì. Tanti. Allora io scioglierei questa qua al latte, metto questa qua a bagnomaria a sciogliere, pentolino sta là. E canne così. Va bene, mi ha fatto pure dolce oggi. Maronna, mica pazienza.
Ok raga, sono pronti. Sopra ci ho messo anche un po' di farina di cocco e ho messo qui in frigo. Ma lasciamo raffreddare e va bene così. Lei là, l'alberello acceso. Io sto qua, mi sono fatta la tisana con zenzero e gocce di limone. Mi sono coperta i piedi e mi sto guardando un film. Vabbè, mo si è messo in pausa perché sto facendo il video. Ma che fai? Ma che c'è? Cristiano va con te. Ho accorto che sto senza quinzare. Ah, che carino, raga. Ecco. Ah, è come balletto. Oh, questa è la saliva di cane, contiene acido ialuronico. È buono, è buono. Oh, accorto. Tornati, ah, finalmente. Abbiamo finito di scendere. Ciao ciccio, mamma mia. Vince, vuoi portare chi sta dall'ufficio là che gli serve? Ma è buono? No, no, attento, mangia qua sopra che fai tutte le briciole. Non c'entra tutta la bocca. Ma si spezza la loro prima. Questo si fa come, questo è come sushi. No, 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 no. Ma però secondo me, raga, non mi vedete? Sto qua sul divano. Mi sono messa pure la vestaglietta, che fa? Fa fischietta. Che cavolo hai fatto cadere? Là? Va, vai di là, ya? Ciao. 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 Comunque, sto qua sul divano. No, ma mi sono presa la tequipirina. Prima mi sono presa la tisana, zenzero e limone che ho fatto oggi. Me la sono riscaldata un po', me la sono presa. E niente, mo, raga. Mi sono presa la tequipirina, almeno. Non ho la febbre. Cioè, sono freddissima in testa. Però mi sento le ossa e il freddo senza febbre, influenza senza febbre. E comunque che baffavo, è tutto buio, ci penserei di più. Forse ho trovato un programma bello luminoso, almeno mi fa luce. E comunque io chiudo qua il vlog, sennò dopo sono sicura già che mi dimentico. Quindi un bacio forte forte, voglio tanto tanto bene. E un abbraccione fortissimo anche a voi. Un bacio. Ciao ragazzi. What you gonna do? So take it, get away. Then chicken in your head. Chip channel. She's on the money.